Ben ritrovati a questo nuovo video nel quale, come vedete dal titolo, vi voglio presentare un sistema per scambiare file fra dispositivi diversi senza necessità alcuna di installazione. Questo sistema, o meglio, questo sito web che permette tutto ciò, si chiama ShareDrop. Allora, sicuramente chi di voi si è già confrontato con questa necessità sa benissimo che esistono diverse soluzioni per lo scambio dati fra, per esempio, uno smartphone e il nostro PC. Ci sono app da installare sullo lato smartphone, magari con un client lato PC, oppure banalmente il cavo USB da inserire nel PC e connettere il telefono. E comunque qui mi voglio concentrare, diciamo, non sul confronto con il semplice cavo USB, ma con le varie soluzioni che implicano l'installazione lato telefono e magari anche lato PC di un'app, di un software per far comunicare le due parti. Ecco, ShareDrop è diverso in questo senso, nel senso che richiede meno lavoro per essere utilizzato, ovvero semplicemente un indirizzo web, come dico nel titolo, senza installazioni. Ecco, ShareDrop è un progetto open source, quindi a codice aperto, basato sugli standard HTML5 web, quindi, e sul sistema, non so se è giusto chiamarlo protocollo, comunque sistema WebRTC di comunicazione. WebRTC è anche quello che permette di fare videoconferenze, eccetera, via web senza installazioni e viene usato anche in questo ambito per scambiarsi dei file fra apparecchi diversi, ecco, fra device diversi. Quindi, appunto, essendo una soluzione basata su standard web e metodologie tecniche web, è appunto interamente funzionante nel vostro browser senza alcuna installazione. Ovviamente il browser deve essere compatibile con questo tipo di trasmissione WebRTC, ma i browser più diffusi tipo Firefox e Chromium sicuramente lo sono. Quindi sono quelli più usati e non ci sarà problema neanche per voi sicuramente ad utilizzare e a provare questo ShareDrop che vi sto presentando in questo video. Allora, come ho già detto nell'introduzione, dunque cosa permette di fare ShareDrop? Permette di scambiare file fra dispositivi connessi alla stessa rete domestica, ovvero via Wi-Fi allo stesso router o via LAN via cavo normale di internet. Se avete più dispositivi connessi alla vostra connessione di rete, quindi che formano una rete domestica, ecco, questi dispositivi possono appunto, grazie a ShareDrop, scambiarsi dei file qualsiasi, di qualsiasi tipo, e non ha importanza il tipo del file, ma il file in quanto oggetto da trasmettere da un dispositivo verso l'altro e viceversa. E ovviamente i dispositivi possono essere di diverso tipo, può essere il PC, così come il tablet, così come lo smartphone e quant'altro, tutto ciò che può connettersi via Wi-Fi o via cavo Ethernet di rete normale, cavo fisico, appunto alla rete. Quindi qualsiasi cosa abbia un tipo di connessione fra questi due tipi può essere usato con questo sistema per scambiare file con altri dispositivi. Ecco, diciamo che questo ShareDrop, come dire, interessante appunto perché non implica installazioni. Voi avete bisogno di un semplice indirizzo internet per iniziare a usare questo sistema. E non molto tempo fa avevo già presentato in un mio video precedente un altro progetto con altri obiettivi, altre finalità, ma basati praticamente sulla stessa tecnologia e sulle stesse modalità di utilizzo interamente nel browser senza installazioni. Ecco, questo altro progetto era o è Jitsi Meet, che permette appunto le videoconferenze senza necessità di alcuna installazione. Se
Se andate ad elencare il contenuto del mio canale YouTube, troverete appunto questo video dal titolo Jitsi Meet, videoconferenze senza installazioni. Ecco, e lo slogan potrebbe essere appunto tecnologia semplificata al servizio di tutti, niente installazioni, massima efficienza. Questo naturalmente lo dico da utente finale, da utilizzatore di queste tecnologie. Cosa ci stia dietro? Francamente non posso dirlo, non lo conosco, non so se sia più o meno complesso ciò che sta dietro queste tecnologie per renderle così poi pratiche a noi utilizzatori finali. Fatto sta che, vabbè, come utente posso dire che sono questi due progetti e quindi queste tecnologie sono veramente fantastiche per la semplicità d'uso a livello utente. Ecco quindi che vedete che già il progetto Jitsi Meet è senza installazioni, così come ShareDrop è senza installazioni, quindi molto molto immediato e molto pratico. Allora, prima di parlare un attimo di questo ultimo punto, che è diciamo opzionale, e senza dimenticare di indicarvi appunto il link, quindi l'indirizzo web necessario ad usare ShareDrop, che è questo, ve lo lascio naturalmente nella descrizione del video, ve lo troverete questo indirizzo che vedete già qui sullo sfondo del video. Io ho già aperto la pagina di ShareDrop, opportunamente aperto perché il tema del video è appunto ShareDrop. Ecco, dicevo, prima di parlare di quest'ultimo punto della nostra scaletta, che è una funzionalità opzionale, voglio mostrarvi a livello pratico come funziona ShareDrop. Ecco, che come sempre nei miei video cerco nel limite del possibile di mostrare proprio in diretta quello che spiego per mostrarvi come funziona, che un esempio è sempre meglio di mille parole. Allora, ShareDrop, dunque, indirizzo web è questo, l'ho aperto sul mio PC connesso al mio router e alla mia rete internet. Come si presenta la pagina? Ecco, magari posso liberare un attimo la schermata togliendo la scaletta che non ci serve a molto in questo momento. Ecco, vedete, la schermata di ShareDrop è molto spartana, ma c'è quello che serve, cioè una icona generica con scritto you, cioè tu, sono io. Questo rappresenta me con il mio indirizzo IP di rete locale, quindi della mia rete locale, non è il mio indirizzo IP in internet del mio PC, ma quello all'interno della mia casa, diciamo, del mio router, il 192.168.1.38, e questo sono io. E immediatamente, quando anche voi proverete ad usare, o se vorrete provare ad usare questo indirizzo internet, vedrete che vi si aprirà la pagina esattamente come questa. E immediatamente venite presentati voi, perché il PC sul quale è aperta questa pagina è lui, viene presentato, e questo è un o un mittente, diciamo, o un recapito dei file rispetto agli altri dispositivi connessi allo stesso modo. Per dimostrazione io userò il mio smartphone connesso via wifi alla stessa rete, quindi il mio smartphone, il mio telefono fungerà da altro apparecchio, come fosse un altro PC, un tablet o uno smartphone, insomma. Ecco. Adesso, per mostrarvi cosa succede dalle due parti di questo sistema, provo a inquadrare lo schermo del mio smartphone con una webcam. So già che la qualità sarà pessima, me ne scuso, non sarà molto nitida, però spero sufficiente a farvi almeno capire cosa succede sullo smartphone, appunto. Quindi vediamo un po', facciamo una prova di visualizzazione. Eccolo qua, lo smartphone adesso è bloccato. Vedete, non è molto nitido, purtroppo la qualità è quella che è, ma spero che sia sufficiente per la dimostrazione. Ecco, adesso qui si mette a fuoco come può questa webcam. Comunque qui ho già aperto il browser Chrome sullo smartphone Android e mi sono posizionato sui miei preferiti del browser, Firefox
fra i quali c'è appunto ShareDrop, eccolo qua, vedete qui ShareDrop, spero che più o meno, malgrado che sia poco nitido, riusciate a distinguere ShareDrop, io schiaccio ShareDrop per farglielo aprire anche sul telefono, ecco qua. E vedete cosa è successo immediatamente? È apparsa un'altra icona. Perché questo? Perché il telefono si è connesso attraverso il sito ShareDrop alla rete locale, casalinga, la mia rete del router. Tra l'altro, con la webcam, per puro caso, vedete qui dove indico col dito la spia del wireless del mio router. Questo è il router, questo qua. Questa è la spia wireless alla quale è connessa lo smartphone qua. Eccolo qua. Ecco, vedete che anche sullo smartphone, dunque, il puntatore del mouse non si vede se vado lì, quindi vado col dito, col puntatore in carne e ossa. Ecco, questo U è il telefono, lo smartphone. Questo U, qui che vedete sulla destra, appena fuori dall'immagine della webcam, sono io PC. Quindi i due U. I due, come dire, i due capi della connessione, i due U sono i rispettivi apparecchi locali, correnti. L'altra icona, ovvero questa dove non c'è scritto U, è l'altro apparecchio. Quindi qui dove siamo adesso sulla destra, sul PC, l'altra icona non chiamata con U è il mio smartphone. Rispettivamente qui sullo smartphone vedete che c'è anche l'icona non identificata con la scritta U ed è il PC, ovviamente. Ecco, come sempre qui nelle mie dimostrazioni lo smartphone è a massimo 20 cm di distanza dal PC, ma fate conto, come sempre, che potete essere anche più distanti. È vero che la rete è casalinga, però sapete che il wifi ha un certo raggio d'azione di qualche centinaio di metri. Voi potete essere anche in un altro appartamento del vostro palazzo, in giardino, da qualche parte. Il vostro PC può essere anche lui da un'altra parte. Insomma, avete capito. E qui sembra che è tutto vicino, però può essere anche più distante. Ovviamente stiamo lavorando con un sito web, quindi avete capito che la distanza non è un problema. È semplicemente una questione di dimostrazione qui nel mio video che sembra che sia tutto un passo di mouse. In realtà stiamo passando attraverso il web. Quindi sulla carta teoricamente potremmo anche essere distanti da un capo all'altro al mondo, però in realtà questo sistema è vero che è un sito web, ma come dico funziona sulla rete locale, la vostra rete domestica. Quindi, voilà, vedete questo qui, l'indirizzo IP del mio smartphone, questo è l'indirizzo IP interno della rete locale del mio PC, rispettivamente questi valori me li ritrovo scambiati di icona sullo smartphone. Adesso qui è troppo fosco, troppo poco a fuoco per poter leggere le stesse cifre sullo smartphone, però vi garantisco che è così. Allora, adesso proviamo a scambiare un file. Come si fa? Allora, andiamo a prenderci una solita immagine, per esempio, ecco un'immagine solita, per esempio questa, quella che uso spesso nei miei video come immagini dimostrative di qualcosa. Prendiamo un pappagallo e come si fa? Il modo più semplice è trascinarlo sull'icona dell'apparecchio, sull'icona dell'apparecchio al quale voglio inviare questo file. Quindi io sono sul mio PC, trascino l'immagine sull'icona dello smartphone. Chiaramente, ovvio, non ha senso metterla sull'icona con U perché sono già io il PC, non me lo lascia nemmeno fare. Ma vedete che l'icona dello smartphone reagisce, si attiva un bordino celeste attorno all'icona dello smartphone perché è attiva, perché è una destinazione valida. Quindi lascio l'immagine su questa icona e vedete che, aspettate che sposto un attimo. Ecco qua, vedete che mi chiede: vuoi inviare questa immagine a questo indirizzo IP che è poi lo smartphone? Io posso rinunciare oppure posso dirgli ok, inviala. Io la invio e sullo smartphone, scusate, vedete che è apparsa accanto all'icona del PC
è apparso un dialogo che, appunto, ripeto, purtroppo, essendo non molto a fuoco, probabilmente non riuscite a leggere, ve lo dico io. Allora, qui nella zona più ampia, grigio chiaro, è apparso il nome del file, aragiacinto.jpg, e mi dice che il PC vuole consegnarmi questo file. Poi il pulsante qui più grigio, un po' più scuro, è il decline, ovvero rinuncia, quindi no, non lo voglio questo file che mi sta mandando il PC, e questo pulsantone azzurro invece è il save, cioè accetto, ok, voglio ricevere questo file. Quindi io col dito faccio un tocco su save e vedete che appare il fumetto. È apparso per un attimo il fumetto avvia download e il file è passato dal PC al telefono in un attimo. In questo momento sullo smartphone l'immagine del pappagallo blu azzurro è passata sul telefono, tutto con un semplice drag and drop e un accetta l'invio. Vediamo un po' se è vero, quindi download, andiamo a prendere un file manager. E non so se me l'ha messo qui nella cartella standard di download. Onestamente non lo so. Andiamo a fare un refresh di questa cartella. Non ne ho la più pallida idea. Vediamo un po'. Sì, aragiacinto, lo vedete qui in cima. Proviamo ad aprirlo. Vediamo un po'. Lo vedete? Questo è un file che non c'era sul telefono. Assicuro che non c'era ed è arrivato, passato dal PC al telefono in un attimo. Ok? Ecco. Adesso facciamo la cosa al contrario, giusto per mostrarvi la strada contraria. Io ho sempre il mio share drop attivo e dal telefono io voglio passare un file al PC. Come si fa? Vediamo un po'. Ho fatto, ecco, è andato un po' troppo veloce perché naturalmente l'interfaccia dello smartphone o del tablet è sempre un po' diversa che quella del PC. Sul PC ho preso dal mio file system, dal mio file manager locale del PC, ho trascinato sull'icona. Sul telefono non posso avere l'altra finestra del file manager attiva, ma quindi faccio clic sull'icona di destinazione, quindi quella del PC, faccio un tocco e lui mi dice scegli cosa vuoi fare? Scegli se vuoi passare un documento, una foto, un video, un suono registrato. Spero, non si vede molto bene. Purtroppo mi dispiace, sto vedendo, non si vede neanche se sposto il telefono. Ecco, magari così si vede meglio. Vediamo un po'. Scusate. Ecco, vedete, c'è fotocamera, videocamera, registratore suoni o documenti. Potete scegliere dal contenuto nella memoria del vostro smartphone cosa passare al PC. Vediamo un po', dico fotocamera, ecco, purtroppo non è nitido, ma almeno così più o meno forse si legge. Dico fotocamera, vediamo un po', fotocamera. Ah, ok, così mi chiede di, scusate, così mi chiede di proprio fare uno scatto. Mentre se sceglievo documenti mi permette di scegliere proprio dal file system del telefono quale file voglio. Però ecco, giusto per dimostrazione, invece di andare a cercare un file esistente, faccio uno scatto, anche se ne sarà nero, perché l'obiettivo dello smartphone è rivolto verso questa scatola dietro che lo tiene in piedi, ma fa niente. Ok, ho fatto uno scatto e voilà, ha preparato dunque l'immagine con il suo nome qui sempre nel rettangolo più grande in grigio chiaro c'è scritto il nome del file e se voglio mandarlo al PC, nel rettangolo il pulsante grigio un po' più scuro è il rifiuto, quindi il cancel, quindi rinuncio all'operazione di invio, mentre quello azzurro qua in fondo è il send, ovvero mandalo questa volta dallo smartphone verso il PC locale, manda quell'immagine che abbiamo visto tutta un po' scura. Quindi scelgo di inviarlo e vedete che immediatamente sul mio PC locale cosa succede? Ho scelto di inviarlo, dice guarda che
un apparecchio connesso alla tua rete locale, in questo momento ti vuol mandare un'immagine con questo nome, questo numero.jpg. È un'immagine. Declini l'invito di ricevere questo file o lo vuoi, salva. Faccio salva e vedete qui che voilà, è arrivato il file. A questo punto il telefono, purtroppo, ripeto, con l'immagine scarsissima non ci serve più, però vedete che è stato scaricato il file sul PC. Facciamo mostra nella cartella. E vediamo che quel nome lì, 14, dove è finito? Eccolo qua. Ecco, pensavo che diventasse nera, invece la scatola dietro ha una zona gialla, quindi è diventata una foto gialla un po' sfumata. Vabbè, meno peggio che tutta nera. Comunque, avete capito il principio, eh? Dal telefono o scegliete un documento esistente come sul PC e lo inviate, oppure potete fare uno scatto di foto, di video direttamente e poi inviarlo, oppure anche registrare un suono, un audio, inviarlo, eccetera. Però avete visto com'è semplicissimo usare questo sistema. In sostanza, dovete aprire semplicemente, per riassumere, questo link web sugli apparecchi fra i quali volete scambiarvi file, che può essere anche più di due, eh? Vedete che qui io ho You, che sono io, e ho lo smartphone perché in questo momento la dimostrazione l'ho fatta solo fra due apparecchi, ma se alla vostra rete domestica connettete anche un tablet, un altro smartphone, quello di un amico, un altro PC di un altro amico, qui appariranno altre icone man mano che aggiungete altri apparecchi nella vostra rete locale. E quindi è molto semplice, basta trascinare sull'icona rispettivamente sullo smartphone, fare un tocco sull'icona di destinazione e il gioco è fatto. Vedete, molto semplice. Poi resta da fare solo il clic per accettare lo scambio del file e i vostri file li avete. Vedete qui, dimostrazione, mi è arrivato. Rispettivamente sul telefono è arrivata la foto del pappagallo. Questo è quanto, eh? Tutto qui. Veramente ci vuole di più spiegarlo che ad utilizzarlo. Molto molto semplice. Torniamo un attimo alla nostra scaletta, perché c'era l'ultimo punto che è appunto, scusate il gioco di parole, opzionale, ovvero vedete che qui in alto a destra c'è un pulsante sign in, ovvero connettiti, fai la login. E che cos'è questo? E opzionalmente, come spiego qui, ci si può iscrivere e connettere al sistema Mozilla Persona. Cos'è il sistema Mozilla Persona? È un sistema che permette di, in tutti i siti che riconoscono questo, chiamiamolo standard, di far apparire un'icona personalizzata al posto di questa icona grigia neutra di You, cioè permette all'interno della vostra rete di identificarvi con la vostra fotografia praticamente. Quindi se fate clic sign in vi appare questo dialogo di accesso. Se siete già iscritti al sistema Mozilla Persona, che vedete qui in basso, Mozilla Persona, voi mettete il vostro indirizzo email, la vostra password e quando avete fatto la login correttamente vi apparirà il vostro avatar, la vostra immagine qua. Se non siete ancora iscritti, vi dà anche la possibilità di iscrivervi e poi potrete avere la vostra icona qua. Ecco, ripeto, questa è una cosa del tutto opzionale, giusto per distinguere la vostra icona da tutte le altre se siete in tanti. Ma se, come ho fatto io, non so, volete semplicemente scambiare file con uno smartphone di un amico, siete solo due icone, non è difficile distinguervi. Ecco, insomma, avete capito il principio. Ecco, con questo ho concluso. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, lo troviate interessante, soprattutto, ripeto, perché questo è già il secondo progetto che vi presento che non necessita di nessuna installazione ed è immediatamente disponibile e permette appunto queste operazioni utili, in questo caso scambio di file. Ecco. Va bene, con questo vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao!